Ecco perché ha ragione Graviano, e glielo riconosco che ha ragione. Quando dice io, certo, io pago. Ma chi deve pagare insieme a me? Che sta al di sopra di me? Che ce lo dica lui. Poi vedremo se la magistratura italiana avrà o meno la forza di fare giustizia fino in fondo. E allora vi schematizzo anche qui, perché sennò rischio di andare fuori da quelli che sono i binari che oggi sono ancora più necessari da seguire, che Graviano effettivamente nel 98 avevano problemi giudiziari esattamente come dice Tranchina, effettivamente ebbero un contatto a questi fini come ci raccontano Spruzza e Tranchina, sappiamo anche com'è andata in relazione al tentativo di aggiustamento tramite i Piromalli da una parte, tramite Vadalà, legatissimo a De Stefano, dall'altra. Quello che ci interessa di più non è tanto sapere com'è andata, ma ci interessa sapere perché mi rivolgo a gente di Bova Marina, perché mi rivolgo a gente di Gioia Tauro. Io sono il capo di uno dei principali mandamenti di Palermo. Palermo. E quindi di uno di quei territori di alta mafia che certamente nell'immaginario collettivo sono molto di più rispetto a Gioia Tauro e Bova Marina, ma mi pare che così non è. Se Palermo deve rivolgersi a un paesino, espressione di alta 'ndrangheta, che è pressoché sconosciuto. Ecco la forza della 'ndrangheta calabrese. Ecco qual è la chiave di lettura però che tutti siamo chiamati a dare quando parliamo di determinati fenomeni. Attenzione, attenzione, attenzione che siamo ancora lontani da questa sensibilità. Siamo lontanissimi. Siamo lontanissimi perché si forma il convincimento su fonti non autorevoli. E questo è grave. Perché pochissimi leggono le sentenze. Anche tra quelli che raccontano, e le verità giudiziarie si raccontano leggendo le sentenze, non leggendo gli articoli degli altri in una sorta di enorme gioco del telefono che facevamo intorno al tavolo quando eravamo bambini, in cui partiva ciao e finiva amore. Perché questo è il gioco che vogliono loro, questo è il gioco tipicamente gelliano della disinformazione, e la disinformazione nel contrasto delle mafie è agevolazione delle mafie, perché oggi, se ci riesco, sarò molto più chiaro nel trarre conclusioni rispetto a quello che finora vi ho illustrato. È inutile ritornare sul telefonino, è inutile ritornare, voglio dire, sulla forza di alcune affermazioni dei collaboratori di giustizia che vi sto richiamando, ma devo richiamarvi ancora una volta perché è un dato, a mio modo di vedere, imprescindibile quello che è il metodo di spostamento utilizzato da Giuseppe Graviano, che è un metodo di spostamento assolutamente compatibile con gli incontri che noi ricostruiamo in questo processo e con i tabulati telefonici di cui vi ha parlato nell'udienza scorsa il collega Ignazzitto. È chiaro che affermare di avere degli elementi dimostrativi su un versante non vuole in alcun modo e non può in alcun modo escludere che ulteriori contatti ci siano stati tra Graviano Giuseppe, i suoi uomini e la componente calabrese. Attenzione, attenzione.
perché lo avete visto anche analizzando i tabulati di cui ci ha parlato Cappottella. Non è che avessimo a che fare e non abbiamo mai avuto a che fare con gente che non conosce qual è il potenziale indiziario di questo oggetto. E no. Cioè, nell'analisi dei tabulati voi notate un utilizzo prudentissimo di questo infernale aggeggio nel momento in cui so di essere impegnato in un'operazione che non è un'operazione di cui devo fornire troppe tracce anche all'inquirente distratto. Quindi Graviano certamente sì, per quello che abbiamo ricostruito, al fianco, secondo me, di ulteriori contatti affidati agli uomini di Graviano. Ecco come leggere con un'impostazione più ampia quello che i collaboratori di cui stiamo parlando oggi ci hanno più volte spiegato, ed ecco come dovete poi, nell'inquadrare anche l'incontro di Lupo Cesare e Gioacchino Piromalli, risalire al 27 settembre del 2003, quando in occasione di quel permesso, durante il viaggio di ritorno, giustamente avrà detto Lupo, prima di tornare in carcere lasciami abbracciare un amico con cui ho condiviso un'esperienza carceraria importante, si ferma a Gioia Tauro dove incontra Gioacchino Piromalli. Ecco perché il 20 dicembre del 2007 Giovanni Torregrossa, classe 77, uomo di Cesare Lupo, cognato di Fabio Tranchina, nuovo reggente del mandamento di Brancaccio, giunge a Gioia Tauro da Palermo e incontra nuovamente Gioacchino Piromalli. Ma chi è Gioacchino Piromalli di cui si parla? Perché, e non ve lo ripeto più, è chiaro che è tutto frutto di una concatenazione fortunosa, vi dirà qualcuno, quello che portiamo alla vostra attenzione. E va bene, perché penso che non ci sia risultato importante nella nostra vita che non passa certamente da concatenazioni fortunose. Bene, lo sappiamo. Ma Gioacchino Piromalli è uno dei protagonisti di Cent'anni di Storia. Gioacchino Piromalli, avete tutto quello che vi serve documentalmente depositato agli atti per capire qual è il rilievo di un processo come Cent'anni di Storia. E Cent'anni di Storia non l'abbiamo chiamato noi così, sono i Piromalli che dicono: occhio, quando comunicherai attraverso Miccichè a Dell'Utri chi deve andare a gestire determinate situazioni collegate al noto movimento politico, devi dirgli e ribadirgli che noi abbiamo Cent'anni di Storia. Non è che sta parlando con un'organizzazione di ragazzini di Belle Speranze che è nata ieri. E infatti in Cent'anni di Storia, e anche qui come vedete, i nomi sono sempre gli stessi. E quando i nomi continuano ad essere sempre gli stessi, vi dico che oltre ogni ragionevole dubbio, quei nomi sono corretti. A maggior ragione se il mio ufficio nel 2007-2008, ancor prima che Spatuzza per la prima volta rivelasse come leggere in un contesto più ampio quello che era avvenuto in Calabria tra il dicembre e il febbraio del 94, non aveva ancora avviato nessuna attività di indagine che potesse in qualche modo immaginare un processo come quello che stiamo celebrando. Attenzione, perché a volte anche il vuoto acquisisce una forza dimostrativa accanto al pieno.
Per comprendere la particolare valenza delle circostanze che ruotano intorno alla figura di Arciriaco, quando da espressione delle componenti di vertice dell'Andrangheta di Gioia Tauro e cugino di Giuseppe Riromalli. Chi ci ascolta per la prima volta oggi pensa che l'Andrangheta sia formata da tre famiglie: Piromalli, Molè e De Stefano, più una serie di costole aggiuntive. Purtroppo solo in questa provincia ce ne sono oltre 160, come vi ho detto, solo in questa provincia. E quando si fa riferimento in quella ricostruzione al ruolo dell'arcidiaco e agli incontri che riguardano Dell'Utri, si sarebbe dovuto precisare che ha avuto autorizzazione l'arcidiaco dal cugino Giuseppe Piromalli di dire che noi possiamo garantire Calabria e Sicilia. Questo si intercetta in 100 anni di storia. Ma come ti permetti di parlare della Sicilia, se tu con la Sicilia non hai nessun legame? E se la Sicilia, da che mondo è mondo, ha una sua struttura criminale, certamente non di seconda fascia. Perché lui parla a nome anche di Cosa Nostra, come Cosa Nostra, parla a nome della 'Ndrangheta. Leonardo Messina ha provato a dirlo, a ripeterlo. Mi avete capito? Che quando parliamo dei circuiti alti, noi parliamo di un'unica grande struttura. Perché se non lo abbiamo capito neanche noi, fino a questo punto, probabilmente non lo capirà mai nessuno. Questo gli dice: ho avuto autorizzazione di dire che gli possiamo garantire Calabria e Sicilia. In effetti le indagini evidenziano che questo riferimento non è casuale e trovano un preciso riscontro nei rapporti che da tempo l'organizzazione mafiosa siciliana, si legge in 100 anni di storia, intrattiene con quella calabrese e in particolare con la famiglia Piromalli. Ecco il riferimento all'incontro di Gioacchino con Lupo Cesare e con Giovanni Torregrossa. Per comprendere la particolare valenza delle circostanze appena riportate, bisogna in primo luogo evidenziare che la storia giudiziaria di Marcello Dell'Utri è nota. Cioè, non è che stiamo, voglio dire, ancora qui a ragionare su relazioni che non hanno avuto sbocchi giudiziari definitivi. È nota. E soprattutto è noto che risultava avere rapporti stretti proprio con i fratelli Graviano e con Antonino Cinà, il cosiddetto medico di Cosa Nostra, molto vicino a Corleonesi e legatissimo ai Graviano. Primo punto. Secondo punto. È necessario chiarire come si arrivasse ad un certo punto all'incontro arcidiaco, cugino di Giuseppe Piromalli e Marcello Dell'Utri. E da quel processo, da 100 anni di storia, emergeva, in tale contesto di rapporti intermafiosi, la figura del faccendiere Aldo Miccichè, già dirigente della Democrazia Cristiana, rifugiato da tempo in Venezuela, dopo essere stato condannato a circa 25 anni di reclusione per diversi reati. Dalle indagini emergeva, e il processo confermava, che il Miccichè era un uomo completamente legato, mani, piedi e culo, perdonatemi, ma questo è il testuale, questo è il testuale che si ricava da 100 anni di storia, ai Piromalli Molè,
che all'epoca, e siamo in un'epoca antecedente al 1 febbraio 2008, quando l'asse Piromalli-Molè in qualche modo subisce un forte scossone per l'omicidio di Rocco Molè, è ancora unico, unitario, granitico. Quanto ai suoi compiti nell'organizzazione, il MCK metteva a disposizione dell'intero sodalizio calabrese il proprio tessuto relazionale e veniva accertato che, mentre Gioacchino Piromalli si incontrava con gli uomini di Giuseppe Graviano, Lupo e Torre Grossa, MCK era in contatto telefonico con Gioacchino Arcidiaco, al quale forniva informazioni e suggerimenti in ordine ad un incontro che lo stesso arcidiaco avrebbe dovuto avere di lì a poco con Marcello Dell'Utri. In buona sostanza, da quel processo emergeva non solo il rapporto Dell'Utri-MCK, ma anche il rapporto tra Dell'Utri e Piromalli attraverso arcidiaco, a cui i Piromalli avevano chiesto favori in cambio di appoggio elettorale. Vi ricordate quel 24 febbraio del 94, quando Don Peppino Piromalli aveva chiesto la parola nel corso del processo che si stava celebrando a Palmi per dire: voteremo Berlusconi, voteremo Berlusconi. Lui e non altri, affermava in proposito il MCK, rivolgendosi all'arcidiaco in vista dell'incontro con il Dell'Utri, di dire che la piana è cosa nostra. Il porto di Gioia Tauro l'abbiamo fatto noi. Fagli capire che in Aspromonte tutto quello che succede là sopra è successo tramite noi. E attenzione che il riferimento all'Aspromonte non è alla bella montagna che avete alla vostra destra. L'Aspromonte nel gergo dell'Andrangheta significa polsi, cioè la testa formale dell'Andrangheta nel mondo. E ricordati, gli dice, che la politica si deve saper fare, e poi sottolinea la frase che vi ho richiamato prima, che ha avuto autorizzazione di dire che possiamo garantire Calabria e Sicilia. E come va letta fino in fondo questa affermazione? Che l'autorizzazione non è che l'ha rilasciata soltanto l'Andrangheta a loro, ma l'ha rilasciata quel livello elevatissimo in cui in 'Ndrangheta e Cosa Nostra su questi temi si parlano, proprio per evitare che ci possano essere incomprensioni o disallineamenti dannosi. Ecco perché è abilitato a dire Calabria e Sicilia. Anche quindi per questa via noi traiamo la diretta convinzione, che diventa prova insuperabile in questo processo, di uno stabile, duraturo, strutturato, sinergico rapporto tra la famiglia Graviano e i Piromalli. E non ho necessità di richiamarvi nuovamente, perché purtroppo gli argomenti sono tanti e poi vado fuori dai tempi che mi sono dato, quello che significa tutta la vicenda Notar Giacomo, quello che significa il rapporto, voglio dire, di cui ci parlano questi collaboratori di giustizia in relazione a Euromare, Bagarella, Nino Marchese, per dirvi però che c'è un aspetto che ci serve per poi andare a inquadrare meglio che cos'è Falange Armata, che vi segnalo subito, che ruota attorno ai rapporti che in carcere Leo Luca Bagarella aveva stretto con alcune componenti eversive, della destra eversiva, quale ad esempio Mario Di Curzio. Per dirvi che Mario Di Curzio era legatissimo a Pierluigi Concutelli e che voi avete nel processo Olimpia le dichiarazioni di Giuseppe Albanese,
e dello stesso Pierluigi Concutelli, che sapete che cosa vi dice? Che quando era latitante, e Pierluigi Concutelli probabilmente non è latitante solo ora, e sta malissimo, e che non sono riuscito a sentire perché non può più parlare per i problemi che ha. Ma quando era il Pierluigi Concutelli, che ricavate dalle sentenze in atti, Pierluigi Concutelli sapete che faceva quando era latitante a Roma? E qui la forza del riferimento alla metropoli è esattamente l'opposto rispetto alla debolezza che vi segnalavo prima. Condivideva l'appartamento con Paolo e Giorgio De Stefano. E qui ci starebbe un'espressione romana, visto che parliamo di Roma, che inizia con sti e il resto ve lo immaginate da soli. A Roma, milioni, milioni di alloggi possibili, Pierluigi Concutelli, legato a Mario Di Curzio, legato all'Euruca Bagarella, divideva lo stesso alloggio con Paolo e Giorgio De Stefano, quei Paolo e Giorgio De Stefano. Attenzione, non fate confusione, a cui deve aggiungersi l'altro Giorgio, che è l'avvocato Giorgio, il cui nominativo ricavate dalla sentenza Gota abbreviato, che avete in atti per capire come noi oggi lo inquadriamo. Non è definitiva, però il dato storico è là. Non possiamo far finta neanche che il processo non ci sia. Il dato storico, ci dice la Suprema Corte, lo puoi valutare, e se no, qua facciamo finta che niente esista fino in fondo e stiamo qui per giorni a raccontare una favoletta che può essere interessante, ammazza che ho sentito con le mie orecchie, però torniamo a fare la vita che abbiamo sempre fatto. No, non è così, non è così, perché abbiamo rischiato di fare la vita che hanno voluto altri che noi vivessimo e non era la nostra vita. E quando questi collaboratori che vi sto richiamando, che spiegano come erano nati i rapporti, quindi notar Giacomo, come erano nati i rapporti con i Caviano, come loro avevano appreso tutte queste confidenze di Luchino Bagarella, cioè non confidenze da poco, ci spiegano anche a chi loro facevano capo all'interno di quella macrostruttura criminale che è l'Andrangheta in Italia e nel mondo. Perché ovviamente la prima domanda che tu gli fai è: scusami, ma tu un dranghetista come nasci? Come disse un collaboratore di giustizia qualche anno fa, posso citare Luigi Bonaventura, quando andai a sentirlo per la prima volta gli dissi: Bonaventura, senta, lei, voglio dire, nasce e cresce nella zona di Crotone, ma lei mi deve spiegare, quando parliamo di alta andrangheta, lei come si colloca? Io nasco stefaniano. Perché nascere De Stefaniano significava nascere bene. Ed era di Crotone, attenzione. Non eravamo riconosciuti, dicono i Notar Giacomo, come cosca dal crimine di Polsi, anche se eravamo, cioè non avevano il timbro, non che non esistevano, non erano timbrati. Anche se eravamo operativi come locale di Cosenza, avevamo rapporti molto intensi con chi? Con i NIRTA, quelli di cui parlano i collaboratori siciliani che vi ho citato prima, con gli Aricò, che sono una componente storica delle Stefano Tegano, e con i Pelle, cioè il vertice del crimine di Polsi, fino all'estate del 2009. Per poi raccontare il ruolo di Giovanni Drago, questo ve l'ho già accennato, i rapporti con Nino Marchese e come erano diventati intimi di Giuseppe Graviano, tutto quello che ruota intorno al villaggio Euromare. Ma per dirci anche una cosa che non ho sentito però con la dovuta chiarezza nelle parole di Giuseppe Graviano in quest'aula, per dirci che Graviano in Calabria ci veniva, non l'ho sentito chiaro su questo io. E lo so perché non è stato chiaro,
perché ovviamente questo è un argomento sul quale poi si possono innestare tante altre situazioni da dover spiegare. Perché Nicola Notar Giacomo, sono due fratelli, quindi ho dovuto verificare chi dei due, se Nicola o Dario, ci dice che Giuseppe Graviano è venuto a Cosenza con sua moglie a farti visita, sua cognata con Marcello Tutino, nell'estate dell'88, andammo a Camigliatello Silano, pernottarono presso l'abitazione di Bartolomeo Stefano, incontrare Andreotta, e quindi c'è un Graviano e la Calabria, nei racconti di Dario e Nicola Notar Giacomo. E c'è poi, nel completamento di questi riferimenti, anche il fatto che Graviano si muoveva anche, quale è questo, la storia giudiziaria ce lo dice con estrema chiarezza, per cercare luoghi dove Salvatore e Rina potesse passare la latitanza. Avevano pensato proprio al territorio silano, e ti credo, neanche i lupi lo trovavano in Sila, per poi tornare a precisare, elemento certamente rilevante per capire perché solo alcune grandi famiglie hanno il ruolo apicale che ci è stato raccontato in questo processo, non perché portano un nome più televisivo rispetto ad altre. Quando ci spiega che Giuseppe Graviano era molto legato, ma lo erano anche Leoluca Bagarella e Nino Marchese, a Mario Di Curzio, detenuto nel periodo 85-88 nel carcere di Ascoli Piceno, noto estremista di destra, ergastolano e killer delle carceri, che sembra un'espressione, guardate così, dice ammazza, killer delle carceri, e no, killer delle carceri non è un'espressione come tante altre, perché uccidere in carcere non è un compito come tanti altri, come potete immaginare. Posso affermare, a un certo punto dice, che secondo quanto mi diceva Giuseppe Graviano, lui teneva costantemente informato sui nostri traffici, sui nostri rapporti, sui legami Cosa Nostra 'Ndrangheta, proprio lo zio Totò Riina. Ah, ecco perché quando Riina viene catturato il 15 gennaio del 93 e le redini passano a Luchino Bagarella, Luchino Bagarella, se bisogna parlare con i calabresi, incarica Giuseppe Graviano. Ecco perché. Perché il vertice di Cosa Nostra sa quali sono i rapporti tra le due grandi strutture criminali e soprattutto qual è il ruolo di interfaccia che i Graviano svolgono da anni. Ma sapete cosa dice a un certo punto? E recuperiamo di nuovo la dimensione a noi favorevole dei piccoli paesi in cui le grandi comunità di 'Ndrangheta sono insediate e operano. E questo lo ricaviamo da quello che ci dice Dario Notar Giacomo, non Nicola. Guardate anche qui il caso, eh? Oltre a noi, oltre al rapporto con noi, i Graviano, per quello che mi risulta, caro pubblico ministero, avevano altri rapporti con la 'Ndrangheta. Ah, e dove? Mi ricordo perfettamente che avevano rapporti con appartenenti alla 'Ndrangheta della zona di Polistena. Ah, di Polistena? Ma sarà quello stesso paese la cui stazione dei carabinieri ha ricevuto la rivendicazione Falange Armata? Ma sarà quello stesso paese che dista dalle abitazioni di Filippone meno di un chilometro? Sarà quello stesso paese lì? Il paese con cui ai Notar Giacomo risultano i rapporti di Giuseppe Graviano con la 'Ndrangheta? Che poi Polistena non è stata mai una capitale della 'Ndrangheta. E vabbè, questo rientra sempre nella nostra enorme fortuna, perché se avesse detto Gioia, o avesse detto Reggio Calabria, o avesse detto San Luca,
Ma la stessa Rosarno? Beh, dice Grazia, alta 'ndrangheta, alta cosa nostra, con chi volevi che avesse rapporti? No, Polistena. Cercate all'interno delle sentenze che avete definitive, attraverso cui ricostruire la composizione complessiva, la strutturazione complessiva dell'andrangheta, qual è il ruolo di Polistena? Uno dei tanti territori controllati dall'andrangheta, ma non certamente una capitale. Quindi il ricordo di Dario Nota Giacomo su Polistena non è un dato di generica, ma è specifico, soprattutto perché, come vi dirò più avanti, parlandovi di Falange Armata, non è un caso che si faccia riferimento a quell'area, che è l'area di Melicucco. Come non è un caso che si parli degli Aricò, anche qui lo ricavate dalle sentenze che avete in atti, che sono una costola operativa molto importante dei De Stefano Tegano, dei De Stefano in primis, attraverso la componente teganiana. Oltre al riferimento all'alloggio per Rina che Graviano chiedeva loro di individuare in Sila, ancor prima del loro soggiorno presso il villaggio Euromare, di cui ci parlano Calvaruso e Cannella in particolare. Sapevo, dicono i Notar Giacomo, in particolare Dario, degli stretti rapporti Aricò e Tegano, ma sapevo anche che lì, quando parliamo di queste famiglie, parliamo dei De Stefano, cioè il famoso podio di cui ci parla Moio. Ho conosciuto Toni Calvaruso, come no? Certo che l'ho conosciuto. L'ho visto in più occasioni, proprio nel villaggio Euromare di cui stiamo parlando, ma si muoveva in maniera molto, molto attenta, e quindi io non so dirvi che ruolo avesse. E certo, è Toni Calvaruso che dice che ho riservato. Che fa? Cammina con il manifesto appeso al collo, in cui indica quelli che sono i suoi compiti? Certamente, dice, ho capito che era un soggetto che conta perché stava lì, come ho capito anche, altro dato dirompente in questo processo, che nei miei rapporti con Leoluca Bagarella, quelli che già avevo avuto in carcere, avevo avuto modo di capire che Leoluca Bagarella era legatissimo a Santo Mazzei. Quel Santo Mazzei, il commissario, lo chiamo io Santo Mazzei, voluto da Bagarella, Brusca e i vertici di Cosa Nostra per commissariare la componente di Cosa Nostra catanese, che solo in alcune sue alte sfere era decisamente stragista. Quel Santo Mazzei, il Santo Mazzei che è la fonte principale del racconto di Giuseppe di Giacomo, il Santo Mazzei che in Lombardia gestiva il circuito unico delle mafie, di cui ci parlano i collaboratori che vi ho richiamato nelle precedenti udienze: Fiume, Nacondia, Foschini, Cuzzola, quello. E tale circostanza la posso confermare in quanto fu Bagarella varie volte a dirmi: salutami Santo Mazzei. Il Santo Mazzei del Giardino di Boboli in Firenze, di cui abbiamo già più volte parlato. Queste sono le premesse indispensabili per arrivare e tutto questo sarà schematizzato anche
graficamente nella requisitoria scritta alle risposte che ci provengono anche in relazione agli accadimenti calabresi, ma direi soprattutto in relazione agli accadimenti calabresi rispetto alle tempistiche della stagione stragista rispetto alla sigla Falange Armata e alla nascita di Forza Italia. Perché se non allineiamo fino in fondo questi argomenti, rischiamo di fare una ricostruzione a metà. Soprattutto perché, come abbiamo avuto modo di vedere già nel corso del processo e nel corso del mio intervento orale di conclusione, una serie di ordini sono stati affidati con una tempistica che assume un rilievo evidente, anche e soprattutto in relazione alle rivendicazioni di cui noi disponiamo, che provengono da quella sigla, in cui, attenzione, si inserisce il narrato di Villani e in cui si inserisce, con le reticenze che vi ho segnalato già la scorsa udienza, anche il narrato di Calabrò. La vicenda Falange Armata non è una vicenda semplice ed è una vicenda non semplice per una serie di motivi, perché le rivendicazioni, le minacce, le illecite inframmettenze, i depistaggi, la disinformazione vanno a incidere sulle alte funzioni degli apparati di governo di questo Stato. Non stiamo parlando di banalità, stiamo parlando di una drammatica realtà che va oltre l'esistenza o meno di un contesto associativo che possa essere parificato ad un'organizzazione terroristica nel senso stretto del termine. Attenzione. Qui c'è uno scopo da raggiungere, non una struttura da formare, proprio perché la struttura da formare in realtà c'era ed è quel sistema di cui più volte vi ho detto nel corso della mia requisitoria, che non richiedeva né formali affiliazioni, né riconoscimenti, né pungiute di varia natura, né rituali, né santini, né padrini e né niente. Qui c'è gente che deve mantenere inalterato il ruolo baricentrico che ha sempre avuto. In una condizione dalla quale sia possibile determinare le scelte di quelli che sono gli organi di governo di questa nazione. Attenzione. E credetemi, per quello che è l'altissimo progetto che è stato portato avanti, costituire fisicamente un gruppo di soggetti facilmente riconoscibile era un problema. È sempre un problema lasciare troppe tracce rispetto a quello che è un contesto operativo che non ha bisogno di etichette, ha bisogno di risultati, ha bisogno di obiettivi che siano raggiungibili. Questa è la premessa indispensabile per tentare di raccontarvi che cosa abbiamo capito noi
rispetto a Falange Armata, rispetto alla stagione stragista intesa in senso puramente criminale, rispetto alla stagione stragista, rispetto ai suoi sbocchi politici. Attenzione, questi sono i piani e non potevano che essere riservati alla parte conclusiva del mio intervento, anche e soprattutto perché, come vedrete, l'ultima rivendicazione significativa di Falange Armata prima di scomparire per circa 20 anni è quella di Polistena. Poi ve la leggo, qui è riportata in maniera talmente piccola, 4 febbraio 94. Un dato però voglio fornirvelo subito. Perché ritengo che assuma peso decisivo nel momento in cui noi abbiamo riconnesso un peso decisivo a quelle statistiche che riguardavano le revoche e le mancate prove di 41 bis, come ricorderete, che si erano moltiplicate per 80 e per 120 in una determinata stagione, non per due. Nel 1990, quando Falange Armata appare sullo scenario criminale e politico italiano, dopo l'omicidio dell'11 aprile 90 di Umberto Mormile, noi registriamo, e vi parlo solo delle rivendicazioni attendibili, attenzione, che qua è stato fatto un lavoro che definire impressionante è poco, che solo grandissimi professionisti potevano fare, perché questo Stato è anche formato da grandissimi professionisti tra le forze dell'ordine, come il Servizio Centrale Antiterrorismo, come la DIA, come la Squadra Mobile di Reggio Calabria, come lo SCO e come tutti coloro i quali hanno dato un enorme contributo di verità per ricordare che noi siamo tutti carabinieri, siamo tutti poliziotti, siamo tutti finanzieri e che quelle vittime del 93 e 94 non sono morte invano. E allora abbiamo passato le giornate a leggere, ad analizzare, a cercare di capire e abbiamo capito che nel 1990 ci sono 18 rivendicazioni tra Falange Armata e Falange Armata carceraria, come vi hanno spiegato in questa lunga istruttoria tutti coloro i quali hanno ricevuto incarico di fare questo tipo di verifica. Nel 1991, e quello è l'anno in cui si spiega che Falange Armata carceraria è una divisione di Falange Armata e tutta una serie di particolari aggiuntivi, secondo me, di grande peso dimostrativo. Nel 1991 le rivendicazioni sono 10, FA, Falange Armata. Nel 1992 sono 17, Falange Armata. Nel 1993 sono 16, nel 1994 sono 41. Vi starete subito chiedendo, ebbè, in un anno, 39 delle quali tra gennaio e febbraio. Sono fuori strada nel dire che gennaio e febbraio del 94 sia il momento in cui qualcosa deve succedere? Sono fuori strada nel dirvi, come vi ho già detto, che quello che ci dice Giuseppe Graviano trova conferma in questi numeri. Sbrighiamoci, bisogna dare il colpo finale, il colpo di grazia, perché i calabresi si sono mossi. Non l'ho ringraziato formalmente Graviano per quello che ci ha detto nel corso del suo esame, mi pare di sì,
Perché ci ha spiegato che quel momento storico è un momento in cui la sua storia, la storia di Cosa Nostra, la storia dell''Ndrangheta procede di pari passo alla storia del movimento politico che verrà annunciato il 26 di gennaio di quell'anno. Forza Italia. 39 su 41 nel gennaio e febbraio del 94, una sola nel mese di marzo, come colpo di coda di quel periodo rispetto al 23 febbraio, che era stata la penultima, un'altra ancora il 1 dicembre del 94. Poi silenzio fino al 2013, con un messaggio rivolto, indovinate a chi? Mi scuso col microfono. A Totò Riina, a Salvatore Riina, non a me. A Salvatore Riina, Falange Armata, si rivolge dopo 19 anni per dirgli che cosa, caro zio Totò? Recluso all'epoca nel carcere di Opera, anche lui impegnato in una serie, diciamo, di chiacchierate con Alberto Lorusso, che sta a Riina come Umberto Adinolfi sta a Giuseppe Graviano, chiacchierate intercettate di cui si era iniziato a parlare anche sulla stampa, Falange Armata rinasce dalle sue ceneri, si rivolge al capo dei capi di Cosa Nostra e gli dice: Riina, chiudi quella maledetta bocca, i tuoi familiari sono liberi. Stiamo minacciando Totò Riina? C'è qualcuno al mondo che è capace di minacciare Totò Riina? Strano, pensavo che, come ci hanno raccontato per anni in maniera fasulla e deviata, non ci fosse nessuno sopra Totò Riina. Fasulla e deviata. I tuoi familiari sono liberi. Attento, che tu sei anziano e detenuto, ma hai gente fuori che può fare una bruttissima fine. Al resto ci pensiamo noi. Noi. Noi chi? Punto. Falange Armata. L'avrà capito il messaggio lo zio Totò? Voi che dite? Avrà capito che quello che forse per una serie, voglio dire, di circostanze legate al tempo che passa e alla senilità che avanza, che quello che stava dicendo ad Alberto Lorusso rischiava di aprire nuovi canali investigativi per andare a capire meglio quello che era successo in quegli anni, tanto da spingere Falange Armata, che ancora esisteva nel 2013, e voi siete sicuri che non esista oggi? Zitto, devi stare zitto, perché hai gente fuori, al resto ci pensiamo noi. Questa è la forza dimostrativa dell'analisi che si fa. E questa è la forza dimostrativa da cui partire. Avete visto un dato asettico, eh? Che volete che io vi illustri in questa sede qualcosa che vada di ulteriore, diciamo qualcosa di ulteriore rispetto al dato asettico puramente numerico che vi ho fornito? E certamente che lo farò, ma lo farò soprattutto per indicarvi delle tappe che vi daranno la definitiva conferma di quanto tutto sia collegato attraverso quella sigla e determinati progetti.
come in parte vi ho già detto quando vi ho richiamato 100 anni di storia in relazione a Dell'Utri e i suoi rapporti con i piromaghi, di cui Rocco Santo Filippone è soggetto di massima fiducia, incaricato di rappresentare i piromalli nelle alte gerarchie visibili dell'Andrangheta, e cioè quelle che poi concretamente danno gli ordini. E no, è perché le alte gerarchie invisibili, e no, quelli liberano la decisione in ambiti strategici di alto livello, ma poi mica chiamano il picciotteggio di 18 anni e gli dicono spara. E così il mondo finiva, si legge proprio nelle tantissime intercettazioni di 100 anni storia. È possibile affermare allora che Falange Armata è stata una sigla con la quale si sono, per un verso, rivendicati stragi, delitti e attentati tra il 90 e il 94. Non è questo il dato obiettivo? No? Nasce il 10 aprile del 90, praticamente muore il 1 marzo del 94 e poi si ripresenta con un messaggio secco a Salvatore Riina per i motivi che vi ho detto. Scusatemi, il dato obiettivo è che nasce nel 90 e muore nel 94, o no? Questo per dire che ovviamente il dottore Lombardo notoriamente vaneggia quando individua determinate tracce, ma a volte fortunosamente ci sono dati obiettivi che sostengono le sue visioni. Organizzati, stragi, delitti, attentati, organizzati e materialmente eseguiti da soggetti non inquadrabili in una struttura che sia meglio catalogabile, ma in un contesto operativo che agisce attraverso componenti mafiose di alto livello, tendenzialmente infallibili, perché non è colpa di Giuseppe Graviano se quel telecomando non ha funzionato. Immagino che cosa avrà pensato nel momento in cui gli hanno detto: Giuseppe, non funzionava. Io non so, voglio dire, che tipo di reazione possa avere avuto nei confronti di chi aveva il ruolo, diciamo, di elettrotecnico in quella specifica vicenda. Dicevo, un contesto operativo che ruota attorno alla necessità di commettere in danno di esponenti istituzionali di elevatissimo rango un'opera evidente, pesante, percepibile, di profonda intimidazione.